fatto di strada insieme. Poi a volte ci si combatte, ci si ritrova o magari ci si perde. Ma quando c'è qualcosa che ti rimane dentro, che né il tempo né le tempeste della vita riescono a cancellare, allora vuol dire che si è amici per sempre.
forum di Milano. Ci tenevamo veramente tantissimo di ritornare a Milano, di suonare e di portare questo nostro nuovo concerto anche qui al forum. Allora, dall'ultima volta sono passati ben 7 anni, sempre su questo palco. Nel frattempo sono accadute veramente tantissime cose, molte cose bellissime, meno belle e purtroppo anche delle cose dolorose. Però voglio dire che l'unica cosa che non è cambiata mai, veramente mai, è il vostro amore per la nostra storia e per la nostra musica. E di questo non finiremo mai di ringraziarvi. Grazie! Vi amo, Rabbi! E allora, chi l'avrebbe mai detto 7 anni fa che ci saremmo trovati su un palcoscenico noi e voi ad ascoltare un nuovo concerto dei Pooh? Nessuno si avrebbe mai scommesso neanche un euro, ma io sono solito dire che Vox Populi, Vox Dei. Ognuno di noi quando andava al bar sotto casa a prendere un caffè, la domanda era: ma quando tornate insieme a fare un concerto? E allora Vox Populi bisogna ascoltare. Perché è la verità, è quello che la gente vuole, gli artisti devono ascoltare questi suggerimenti. Voce di Dio. E allora, e poi sinceramente c'è da dire una cosa, credo che ognuno di noi abbia riflettuto su un fatto importante. Noi presi singolarmente sì, siamo bravi, siamo grandi artisti, ma siamo il 15, il 20, il 25% di quello che sono i Pooh, ma insieme siamo il 500%. Suonare al chiuso nei palazzi dello sport con voi così vicini che vi vediamo bene piace un casino, è bellissimo, è come ritornare ai vecchi tempi negli anni 70 quando suonavamo nei locali, la gente era davanti a noi, la vedevamo bene, che figata, bello, 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 bello. Allora, inutile dirvi che questo concerto è dedicato ai nostri due poeti, a Valerio Negrini e a Stefano Terrazzi. Stasera qui sul palco a parlare sarà principalmente la musica e abbiamo cercato di mettere insieme una scaletta che a Valerio e a Stefano sarebbe piaciuta molto perché dà molto risalto anche al loro lavoro, non soltanto al nostro di autori di musica. Sono ovviamente le canzoni famose, quelle che hanno fatto la colonna sonora alla vostra vita e anche alla nostra. Ma ci sono anche quei brani che in realtà sono delle poesie, delle storie, delle favole raccontate con un linguaggio epico su musiche che non sono tipicamente delle canzoni ma sono delle suite che possono durare anche 8, 10, 12 minuti nelle quali noi,
noi ci troviamo molto bene, ci divertiamo molto a suonare, ma soprattutto sono brani che hanno tracciato una strada ben precisa nel nostro percorso. E se noi siamo arrivati fin qui con la gioia e la voglia di suonare insieme, è anche grazie a queste canzoni, che non sono canzoni ma sono dei viaggi che adesso noi cominciamo a fare per noi.
stanno tornando dati dal falco e nessun vento li separò. Come fratelli volano accanto e la prima stella brilla da un po', la luna dice sorridendo, nessuno sai che ti avrò. Dice donna, lui sei in mente, non cresce erba dietro di me, ma sono il padre della tua gente, col cuore rosso il senso di un re. Non voglio perdermi in battaglia e per veleno carestia, ma fra le braccia il filo di donna, di Madonna. Oh,
Grazie. Ora siamo alcuni di quei brani che raccontano i grandi sentimenti, no, quei brani che nel tempo sono entrati nel nostro cuore, che ci hanno fatto, perché no, sognare, perché la musica è anche questo. Poi c'è chi brani evocano dei momenti della nostra vita e tutto ciò che è legato alla musica. Sono sempre comunque dei ricordi belli, dei ricordi emozionanti. Non esiste un ricordo negativo legato a un brano. E questo devo dire che è la grande magia della musica ed è un altro regalo che ci fa la musica. È proprio vero. E poi la musica chiede solo di essere ascoltata, il resto ci pensa lei, perché abbiamo diversi modi di, no, ascoltiamo la musica, la sentiamo, però la grande differenza è quando abbiamo la capacità di vivere la musica, e allora lì accadono veramente dei piccoli miracoli. Iniziamo con un brano che il testo lo ha scritto Stefano, e anche in questo caso Stefano si è fatto riconoscere, perché no, facciamo un applauso, perché lui ogni sera è lì, vuole ascoltare tanto i vostri applausi. Questo brano ha un testo molto particolare, perché il sentimento dell'amicizia è molto, in questo caso, molto molto più forte dell'amore stesso. Questo era Stefano. Lo ha scritto in questa poesia straordinaria, però io lo vorrei cantare, questo brano, insieme a voi. Ok? Ci state? Andiamo!
Ci credi ancora?
Thank you.
notte che ti aiuta e dormi e lasciami giocare. Ma quando non sarai più qui, ma quando un giorno il tuo amore ti riscalderà. Quando abbiamo sentito dire canzoncine, noi che eravamo gasatissimi, adesso il prossimo disco che entriamo in sala di incisione vi facciamo vedere noi cosa siamo in grado di fare. Succederà, ed è successo anche a voi credo, quando siete ragazzini, uno passa, dice ai vostri genitori, oppure anche lui dice, ma te non farai mai niente nella vita. E tu dici, ah sì? E ci metti tutto l'entusiasmo, la forza di questa terra per dimostrare a te stesso e a quegli imbecilloni che tu sei forte. E così la vita. Allora cosa abbiamo fatto? Noi stavamo per entrare in sala di incisione per incidere un nuovo disco che era Pazza. Allora abbiamo detto bene, ci rimbocchiamo le maniche ancora di più. E vogliamo dimostrare a noi stessi e agli altri che siamo forti. E credo che questo disco, grazie anche a queste critiche, una volta nella vita, se vengono prese in maniera costruttiva, possono fare del bene. Penso che sia stato il disco che ha fatto la differenza tra noi e la centinaia dei gruppi che stavano nascendo in quel momento. Probabilmente noi avevamo una proiezione più forte, avevamo uno slancio maggiore. Allora io e noi vogliamo dedicare a tutte quelle persone che ci hanno criticati e
che hanno permesso ai Pooh di arrivare fino a oggi in salute. Una serie di brani che vogliamo dedicare a loro, a Milano e anche a voi.
davvero. Grazie, grazie, grazie davvero. È Milano, Milano. Non c'è niente da fare. Milano, come diceva Dodi, è proprio casa. Io mi ricordo Parsifal ha 50 anni quest'anno. E anch'io compio 50 anni. Nei Pooh. No, nei Pooh compio 50 anni. Poi qualcuno in più, militanza in giro. No, ma io mi ricordo, ragazzi, quella sala di incisione in via Moretto da Brescia, la primissima sala di incisione della CGD, con un palco con 8 piste. Noi abbiamo registrato Parsifal con un'orchestra di 44 elementi, tutto quello che c'avevamo sopra, con 8 piste, quindi un lavoro immane, però c'era proprio l'aria, la passione della sperimentazione. E io mi permetto di dirlo, perché non l'ho scritto io, mi permetto di dire che questa è una delle più belle pagine della musica progressiva, la musica prog mai scritta in Italia, e forse non solo in Italia, e l'ha scritta quel ragazzo. Quel ragazzo è fantastico, che aveva 26 anni quando ha scritto questo capolavoro, 26 anni. Poi, non pago che ho scritto il capolavoro, ha invitato un meraviglioso chitarrista che ha fatto uno degli assoli più storici, anche questo, della musica rock italiana, un assolo che si studia nelle scuole, che ha fatto potenza. Insomma, una bella avventura, Parsifal, ed è una bella avventura la vita, ragazzi. Una bella avventura, ti riserva delle sorprese. Prima il basso, per esempio, ha smesso di andare per mezza canzone, ma non è un problema, nel senso che la vita è fantastica, proprio perché ci dà delle possibilità. Secondo me, ogni tanto lei pretende che siamo noi a decidere per il nostro futuro e quindi a darle una mano. Altre volte è una brava madre e si arrangia da sola a decidere per noi. Qualche volta, secondo me, va come va, è tutto casuale. Però la cosa incredibile è che le azioni di una persona inconsapevolmente possono cambiare la vita di un'altra persona. Perché vi dico questo? Perché le scelte di un uomo, che io conosco e voi conoscete, le sue scelte involontarie, perché Marco sapeva chi ero, hanno completamente cambiato il mio percorso e mi hanno fatto arrivare fin qui. Io quell'uomo ho imparato a conoscerlo, non da tanto tempo, perché ci frequentiamo dal 2016 assiduamente, ma ho imparato a capire che è una bella persona e io sono veramente felice di presentarlo. Signori, Riccardo Fogli.
Oh,
io arrivo. Ma loro mi chiamano, mi precipito. Perché con loro sto bene. Ma non andiamo mai. Quindi vorrei ringraziare questo fratellino. Questo ragazzo è un grande bassista, ragazzi. Questo è un grande bassista, un grande cantante. Vi voglio bene. Un fratellino che era già un grandissimo chitarrista quando lo conobbi, adesso è un gigante chitarrista. Compreso te. Va bene, vada al suo posto, chitarrista. Il mio fratellone Facchinettone, se quest'uomo non veniva concepito a Bergamo, io sarei stato in questo momento a Piombino a fare il gommista, ma sicuramente avessi amato il cantare, ma sarei stato lì al freddo del cielo. La mia vita è cambiata quando ci siamo incontrati. Basta, hai detto tutto tu, non so cosa fai. Non so che dire. Che bello. Riccardo Pagni! Così, io me ne vado e ci vediamo dopo. Ma prima vorrei dirvi, adesso... Sì, devo dirvi, adesso vorrei presentarvi questo grande batterista. Un grande musicista, un grandissimo musicista. Danilo. Vorrei dirvi solo questo e poi me ne vado, giuro che me ne vado e ci vediamo dopo. Adesso vorrei che voi con attenzione ascoltasse questi musicisti che sono dei grandi, grandi musicisti. Thank you.
E questa era Lindbergh, uno dei famosi brani di cui vi parlavo prima, dove il testo racconta una storia, un film. Allora, noi a Milano, a San Siro, abbiamo fatto una raccolta fondi insieme agli amici di Rock No War, eccoli là che stanno arrivando, perché l'acqua aveva fatto dei disastri in Romagna. E con la vostra generosità, il vostro aiuto, siamo riusciti a rimettere in piedi, a far ripartire il 4 di settembre una scuola, un asilo, una scuola materna, che è riportata in quel posto perché era stata completamente distrutta. Ora, e queste sono le cose che basta cambiare prospettiva e le cose cambiano, ora invece vogliamo fare qualcosa per l'acqua. Loro hanno iniziato una campagna in Africa dove i cambiamenti climatici che a noi ci fanno venire un po' meno neve e qualche temporalone lì hanno provocato siccità e anche problemi di alimentazione, per cui loro vogliono costruire dei pozzi. E allora noi, soprattutto in Malawi, adesso partiremo e noi vorremmo coinvolgervi, perché credo che il diritto all'acqua sia un diritto di ogni uomo e credo che voi potete fare con poco moltissimo, perché non serve molto per fare un pozzo che può dare vita, salute e serenità a tanti bambini, a tante persone. Allora io sono sicuro che voi, quando i ragazzi di Rock No War passeranno tra di voi, farete qualcosa, metterete mano al vostro cuore. Ricordatevi che ogni vostro gesto è una goccia di vita. Grazie. Grazie, Rett. Grazie, grazie. Un discorso molto, molto importante. Dobbiamo anche sapere che purtroppo ci sono degli angoli di mondo che stanno veramente molto, molto peggio di noi. Noi ci lamentiamo, ma in giro per il mondo esistono delle realtà veramente disastrose, per cui cercate di fare qualcosa, così magari questa sera, prima di addormentarvi, direte voi stessi: ok, questa sera ho sentito il Pooh e ho fatto una bella azione, e non è poco. Grazie! Nel frattempo però è arrivato un pianoforte bianco che qui ha preso delle botte. Comunque, questo ci dà la possibilità di fare un po' di brani, un po' come sono nati, no? I brani nascono con un pianoforte, con una chitarra, nel modo più semplice, più normale. E allora ci piace dedicare, no, un po' di tempo ad alcuni brani fatti in questa modalità, perché ci dà la possibilità di ascoltare meglio, perché no, il contenuto, il testo dei nostri poeti. Iniziamo con un brano che mi piace molto, perché sono convinto che ogni donna vorrebbe sentirsi dire dal proprio uomo queste parole, con questo grande, grande amore. Il titolo è Tu dov'eri. Credeva tutti quanti tu dov'eri.
mi sentivo incredibile, te ne andavo praticamente e non c'era assolutamente più niente andando da fare, così mi trovai coi vecchi amici a mattina a festeggiare. Questa canzone io cantavo da una parte e lui dall'altra e
fine ci abbracciavamo sudati, emozionati, e questo è l'ultimo ricordo che ho di lui, l'ultimo ricordo forte. Stefano, mi perdono.
Sono perché sono dei diversi, io
quando sono contenti e gli altri no. Le alter, ecco, di quanti sono le alter, grazie a me. Un grande applauso, string water. Facciamo un grande applauso al nostro tecnico del suono che ogni sera veramente accende la nostra musica, la rende veramente magica, grazie ai suoi suoni. Un applauso invece al tecnico delle luci che rende sempre più magica ogni sera la nostra musica, grazie alle sue luci straordinarie, Francesco e Dave! E poi vorrei fare un applauso a due ragazzi, visto che prima abbiamo parlato di figli qui sul palco, di due ragazzi che hanno provocato, hanno voluto, hanno inventato e hanno sostenuto l'idea di fare questa tournée. Sono stati proprio loro, Francesco Pacchinetti e Daniele Battaglio. Grande applauso. Grazie. Un applauso anche a Riccardo Fabio.